Ed eccoci su Pokémon Infinite Fusion, l'unica rubrica dove si fanno fondere i Pokémon e a volte non sembrano degli abomini. Ed oggi si prende d'assalto la palestra di Sabrina. Devo aver davanti un Pokémon, se non sbaglio, di tipo Spettro, Haunras. L'ho fatto fondere l'altra volta, è uscita sta robina niente male. Mi pare che Gengar si evolva da Haunter al livello 36. Andiamo ad affrontare Sabrina. Penso che affronterò tutti, a parte che l'ho chiamato, si è girato allo stesso istante, ma comunque, Drawpoke, ma qua hanno Pokémon Psico, quindi con Spettro Pugno! Oh, fa poco però. Però ehi, alla fine va, manda Mabro! Bello, carino Bello Mr. Bra, Mr. Reggiseno, grande! Continuiamo per di qua. Subito la Sabrina? Ok. Sconfiggerla la sconfiggo sicuramente. Vabbè, lei ci dice le stesse cose che ci dice il rosso fuoco e verde foglia e ci fa scegliere Pokémon. Feraligatr ha Sgranocchio, il che sarà una grandissima mano. Però se manda una roba fusa con Slowbro non si finisce più. Hipmine, tra l'altro, design particolare. Vabbè, tra Mr. Mime e Hypno la difesa è quello che è. Espeon, Espeon e Umbreon. Carino, quindi prende Psico Buio. Facciamo una Pioggia Danza. Dio, Future Sight, non mi piace. Stordiraggio. Mero Pulsar. Oh. Ho messo la pioggia per nulla. Beh, se mando Policate, che è tipo lotta. Però dipende che attacchi c'ha. Vabbè, Zerfello. Oddio, Dark Pulse fa male. Brick Break non lo... Il critico è servito, è servito. Il Brick Break breccia non la faccio perché tanto è doppio tipo, quindi fa un danno normale. Ok, si è preso il Future Sight. Alabro! Alakazam più Slowbro è fighissimo! Bello! Fusione del giorno. Mando Feraligatr. Vediamo un po' che gli faccio con Sgranocchio. Psycho Cut. Mi ha fatto abbastanza male, ma non troppo, devo ammettere. Quindi li fa Surf, che fa più male di... Wow, ha fatto più male Surf che non Psycho Cut. E che cos'è? Psicotaglio, cioè. Vabbè, italiano, inglese, francese, insomma, le mosse so quello che sono. Mi ci vuole un Max Potion qui, se no non recupero più. Anche lei l'ha fatta, vabbè. Si riparte da capo. Se mando Charion, però, Surf mi manda KO probabilmente. Faccio Toxic, dai, così almeno la stallo un pochettino, se riesco... Ok, non mi manda KO, il che è tutto a mio vantaggio. Posso fare revive e curarmi fino a che ho voglia. In fondo Pokémon è anche strategia, e la mia strategia è mandarla KO col veleno. Che c'è di male in questo? Max, vabbè, pozione Max, si prende un altro turno. Toxic la sta consumando letteralmente piano piano. E vabbè, non c'è problema, brutto colpo, non importa. Basterà rivitalizzare Charion e il gioco è fatto. Genkazam. Ah, me l'ero scordato il quarto. Certo che la fusione tra Gengar e Alakazam deve essere ultra veloce. Riuscirò a intossicare anche lei? Sì, ce l'ho fatta. E palla ombra non mi fa nulla? Amico mio, cioè sto nel godo proprio, posso farti del male. Se becca il brutto colpo però mi arrabbio perché non è giusto ora. Ecco, ho detto che non era giusto però io. Max Revive su Charion, mi fa Psycho Cut, che non mi manda... È debolissimo sto Genkazam però, che ciofeca. Andata, vinta così, grazie al Toxic. Toxic è un'arma davvero davvero potente. Ora si va a Biancavilla, si va all'Isola Cannella e si affronta Blaine. Mi sa che c'è però prima la Villa Pokémon da fare. Beh, salpiamo per l'Isola Cannella! Let's go, Haunras! Oh yeah, chissà quali Pokémon incontreremo ora. Però cerchiamo anche nell'erba, non si sa mai. I'm a rat. Ehi là, pescatore! Vai, Star! Bello però, ma Star... Più Staryu, credo. Carino! Allora, si evolve, però non ne sono sicuro. La forma mi piace. La forma mi piace, quindi... Se me ne pento, ricarico il salvataggio. Ma non me ne pento. Più che altro, il fatto è che è più forte. Solo questo. Quindi, dai, diciamo che...
quasi bene. Purtroppo la natura è quello che è, l'attacco speciale è favorito, ma la natura era questa, o quella che aumentava la difesa e riduceva la difesa speciale, quindi ho detto tanto che ho spettro pugno, tanto vale andare di attacco. Va bene, Tentacool preso, facciamo un po' di fusioni con lui dopo. Preso anche Tentacruel, dai, si fa, si fa. Eccoci qua, Cinnabar Island, salve! La maestra d'asilo mi ha detto che Blaine va alla vecchia villa per allenarsi, quindi sicuramente sta lì. Volendo posso andare anche a Settipelago. C'è un Absol abbandonato. Ah! 35, dai, non male, è buono. Tombola. Preso anche Absol. E beh, Absol è un tipo buio e squadra. Potrebbe non essere malvagio, eh. Chissà se ci posso... Ah, ci posso entrare anch'io nella vecchia villa? Aspetta, 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 aspetta. Scienziato Frisk manda in campo Kara. In questo caso Chara. Davvero? Manda in campo Gaster? Wow! Ecco la capsula dove c'era Mewtwo. Blaine, che si dice? Ciao! Morning Sunshine! Eh sì, sono Blaine, il capopalestra di questa città. Questa è una stanza dove gli scienziati hanno creato un Pokémon con l'ingegneria genetica chiamato Mewtwo molti anni fa. Si possono solo immaginare gli esperimenti che si sono tenuti in questo seminterrato, ma ormai è in disuso da molto tempo. Quindi vuoi sfidare la mia palestra? Bene, allora tornerò subito alla mia postazione in questo caso. Che vecchietto simpatico. Affrontiamo anche Blaine, quindi due palestre in un solo video. Let's go! Ma c'è sempre quiz? Ah! Posso comunque sfidarli anche se rispondo bene alle domande. E le domande sembrano essere incentrate sulla fusione Pokémon. Ma preferisco sfidarli e fare un po' di livelli. Tanto taglio tutto, taglio. Blaine, siamo faccia a faccia allora. Sono il capopalestra dell'Isola Cannella. I miei Pokémon di fuoco incineriranno gli avversari. Meglio che ti procuri l'antescottatura. Userò 4 Pokémon, quindi scegli con accortezza. Yeah! Il nonnetto sa, il nonnetto conosce. Gludash! No, no, no. No, non mi fare attacchi di fuoco e ti dico grazie. Ma perché parlo? Che parlo a fai io? Avrà sicuramente anche attacchi di erba, vero? No. Toxic perché è toxic ormai, ci vuole. Non faccio attacchi di fuoco perché tanto ha Flash Fire. E sto comunque in difficoltà al primo Pokémon. Il che non va affatto bene. Ah, ok, carino. Magmar più Rhyhorn. O era Rhydon? Era un Rhydon, sì. E vabbè però. Non va bene, va male. Ah, replichiamolo. Ecco, ecco, replichiamolo. Che manda? Chardactyl. Oh, oh, oi, oh, oi, ehi, ma che gli ha preso a questo? Cioè, secondo me un giorno si sono riuniti, i modder hanno detto ragazzi facciamo un Pokémon fuori di testa. Eccolo qua, Chardactyl, fusione del giorno prima cosa. Aerodactyl e Charizard. Null'altro da dire, non c'è altro da dire. Cioè, è... Wow! Davvero, davvero wow! Wow! Devo intossicarlo per forza con tossina, perché sennò come lo batto questo? Ok. A Fire Blast, ok, che andrà a segno tutte e cinque le volte, scommettiamo? Sì, vabbè, ovviamente Fulmindenti è super efficace, però... Per farvi capire, insomma, la difficoltà che potevo riscontrare se non avessi avuto Fulmindenti, certo. Alla fine, Fire Blast, poco bomba. Che è 99? Bello. Per carità, eh. Ha il suo fascino. Ha il suo perché. Però non lo presenterei ai miei genitori, ecco. Se la peluria della faccia e della criniera fossero fuse insieme, forse sarebbe stato un pelino meglio. E finisce così. Bella sfida, Blaine. Bella sfida. Pensavo di perderla quando ha tirato fuori Chardactyl. Facciamo qualche fusione prima di lasciarci, no?
Direi di iniziare da Absol e Tentacool, che non mi piace quello che vanno a formare dalla silhouette, però magari oh, non si sa mai. Non ha senso sta cosa. Ma che è? Temo per la reverse, perché sembra un Tentacool, ma con gli occhi. Oddio, bianco. No, no, no. Vediamo Absol invece con Hitmontop. Forse. Infatti. Chissà se la reverse sarà più clemente con i nostri occhi. Ma sai che è figo in realtà? Bello. Proviamo ora con Tentacruel ed Absol, che magari è meglio di Tentacool. Eh sì, leggermente meglio, eh. Eh no, però mi sa che quella con Absol come base... no. Tentasol, è proprio una sola. Vediamo, Tentacruel con Hitmontop, oddio. Ah, no, 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 no. La reverse penso che possa solo migliorare. Dai. Però la fusione tra Hitmontop e Absol mi è piaciuta molto, quindi potrei tentare di portarla in squadra e vedere che roba combina. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!